10.000 miliardi. Ciao, sono Gianluca Spadoni e se stai seguendo questa pagina, forse anche tu come me stai cercando di orientarti nel casino che nei prossimi anni ci aspetta. Stiamo parlando di innovazione, di cambiamenti, di come le regole siano cambiate velocissimamente, di come i paradigmi con cui siamo cresciuti, ai quali siamo abituati in questo momento storico, vengono totalmente ribaltati, rivoltati. E mi piace portare qua su questa pagina quello che leggo, che ascolto, che vedo tutti i giorni, quello che incontro in giro, in modo tale che insieme possiamo fare delle riflessioni e renderci conto almeno che strada imboccare, se non proprio essere sicuri di quello che accade, ma almeno cercare di intuire, di confrontarci. E 10.000 miliardi è il valore che in questo articolo del Sole 24 Ore, che ti metto qua come primo commento, viene citato essere il valore della liquidità in giro per l'Europa. Bada bene che l'anno scorso abbiamo fatto 12.000 miliardi di PIL, quindi stiamo parlando dell'oltre 80% di quello che generiamo ogni anno fermo sui conti correnti. E in Italia accade più o meno la stessa cosa, perché su un PIL che non arriva a 1.800 miliardi abbiamo 1.400 miliardi fermi sui conti. Ora, qua ci sono una serie di indicatori, c'è una serie di riflessioni da fare, e su questo tema ci sono già andato 3-4 volte. Ho parlato della paura dei mercati, ho parlato di come stiamo andando in contro i tassi zero, ho parlato di come in questa epoca storica tassi negativi dobbiamo orientarci necessariamente, capendo che non possiamo più essere semplici prestatori, ma dobbiamo aver conoscenza di quello che accade nei mercati finanziari. E qui c'è la conferma: sta vincendo la paura. Il mondo è pieno di liquidità, quindi le banche stampano, le banche centrali con i quantitative easing, con le varie soluzioni che hanno trovato in Giappone, che hanno trovato la Federal Reserve, e noi risparmiatori abbiamo denari ma non sappiamo dove investire. I mercati finanziari sono ai loro massimi, le attività economiche spesso sono piene di punti di domanda e noi non sappiamo dove andare a mettere questi denari. Corriamo il rischio, da una parte, di pagare tassi negativi, perché insomma in alcuni paesi, parlo della Svizzera, parlo della Germania, parlo dei paesi nordici, sono già stati applicati i conti correnti ed è notizia ormai vicina quella che arriverà anche in Italia, l'applicazione di tassi negativi sui conti correnti, eppure non sappiamo dove metterli. Quando vince la paura muoiono le iniziative, quando vince la paura tutto rischia di valere niente, perché se questi soldi rimangono fermi sui conti correnti, se questi soldi non prendono la via dell'economia reale, non sostengono iniziative, aziende, progetti, se non permettono di creare nuovi posti di lavoro, sono soldi fermi, sono risorse ferme, è letame che rimane banalmente un rifiuto organico e non permette invece di consumare, di creare nuova ricchezza, nuova economia. Non so cosa ne pensi, non so se sei fra i fortunati che ha soldi sui conti correnti o se fai parte di quella parte di persone che ancora combatte, ma se hai denaro hai chiaro dove investire, hai chiaro cosa fare, oppure anche tu ti stai fermando, ti sei messo lì alla finestra e dici aspettiamo, vediamo, e mentre aspettiamo la vita passa, mentre aspettiamo l'economia si ferma, e mentre aspettiamo tutto rischia di valer niente. Perché? Perché se vince la paura perdiamo tutti. Dai, dai che ce la facciamo!